Siamo qui con un'orchestra molto famosa, Paolo Bertoli, che adesso ci racconta un pochino l'inizio della sua carriera. Buonasera a tutti, ciao, grazie per questa intervista. E diciamo che quest'anno sono 28 anni che ho l'orchestra. Ho cominciato all'età di 7 anni a suonare la fisarmonica e non mi sono più fermato. Wow, una carriera lunga direi. E sei molto giovane, quindi continuerà nel tempo. Speriamo. Alla grande. E quanti ragazzi hai nella tua orchestra? Siamo in 6 elementi, composta da Omar alla voce e basso, Tommaso alla chitarra e voce, Simone alla batteria, Simone alle tastiere, io alla fisarmonica e alla voce di Roberta. Ascolta, tu però hai anche una scuola di ballo, se non erro, vero? Sì, diciamo che io ho un'associazione che contiene sia la scuola di musica che la scuola di ballo, ho un'agenzia teatrale e poi faccio anche conduttore di una trasmissione televisiva su Italia 159, Ballo che sballo. Sì, questo lo sappiamo perché ti seguiamo, quindi le tue serate si svolgono nella maggior parte qui in zona oppure vai anche lontano? No, noi giriamo tutto il nord Italia. Giochiamo volentieri molto in casa, però diciamo viaggiamo anche nel Piemonte, nel Veneto, Lombardia, un po' dappertutto. E la tua prossima tappa fuori dalla nostra zona qual è? Beh, domani sera saremo a Piacenza, poi domenica pomeriggio saremo a San Colombano per la festa d'Assado e poi diciamo che adesso è il periodo che cominceranno qualche festicina e così andiamo all'aria aperta. Allora adesso sentiamo i ragazzi dell'orchestra di Paolo, che sicuramente qualcuno, io spero che qualcuno si lamenti di Paolo, perché non può essere perfetto, Allora dunque, tu ti chiami? Ciao, mi chiamo Tommaso, saluto tutti gli amici di Valceno Web. E tu che compito hai nell'orchestra? Sono il chitarrista. Wow, bene. Ecco qua, abbiamo un ragazzo che io ho visto spesso, come tutti gli altri, ti chiami? Omar. Omar, sono voce basso di questa splendida orchestra, fatemelo dire, dai, ci si trova bene, non è vero che ho qualcosa di brutto da dire, perché assolutamente non è così, e quindi, beh, io saluto tutti, auguro comunque a tutti una buona serata, e se ci sarà qualche ripresa di questo, certo, di questo spettacolo, beh, buona visione. Quanto ti ha dato Paolo per rispondere così? Non abbastanza, perché io volevo qualcosina in più, a dirvi la verità, però bisogna che chi sia contenta gode, dicono, no? Giusto, va bene, va bene. Dai, va bene così. Ok, grazie. Tu? Ciao a tutti, sono Simone e sono il batterista dell'orchestra. Un grande saluto da parte mia, da parte di tutti e buona serata. Quanto tempo è che sei con Paolo? Sono quasi 4 anni. Ho capito. E come ti trovi? Molto bene, sì sì sì. Oh ragazzi, non si riesce a trovarne uno, Tu? Io anche sono Simone, ciao a tutti, e sono il tastierista invece. Ormai questo per me è il terzo anno in questa orchestra, e anche io non ho niente di male da dire, dai. Ok, anzi, ragazzi, li ha pagati tutti, Benissimo. Paolo, sei stato veramente bravo, perché è andata qua... È andata male. Io pensavo proprio che ci fosse qualcuno che si lamentasse, ma... evidentemente sei molto bravo. Beh, diciamo che il nostro lavoro è soprattutto quasi una famiglia, dove ci divertiamo, scherziamo e ridiamo, ma soprattutto quando siamo sul palco facciamo il nostro lavoro. Benissimo, benissimo, grazie e complimenti a Roberta. Ciao. Per la sua voce. Ciao, grazie, ciao a tutti, un bacione e un abbraccio. Grazie. Guarda fortuna e con suo canto.
Oh.